Quale contributo possono dare i cattolici in Italia alla vita pubblica e allo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa? Secondo me è quello del lievito, essere in mezzo ai processi grandi e nello specifico nostro dare quella luce e quell'antropologia e quell'etica che ci caratterizza un po' nel mondo, per essere inclusivi e per dare ragionevolezza al fatto di garantire pace e giustizia. La dottrina sociale poi della Chiesa, che parla con le encicliche dei papi, ci aiuta in questi ultimi anni a spendere le nostre forze su due grandi temi. Un modello nuovo di sviluppo, perché questo modello consumando che chiede di consumare ci ha consumati, e poi di costruire amicizia sociale e un processo che ribonifichi il terreno su cui le relazioni vengono macchiate e dà nuova vita e nuova speranza alla vita politica e sociale. E quali riforme mancano al nostro paese? Mancano tante, secondo me la priorità è una legge elettorale e poi una serie di riforme costituzionali che mettano insieme e ritrovino un nuovo equilibrio tra Parlamento, Governo, Magistratura e anche Corte Costituzionale e anche la Presidenza della Repubblica. Secondo me questo è un tema silente, le forze politiche non stanno parlando delle riforme costituzionali, ma se vogliamo giocare nella partita pubblica tutti insieme dobbiamo avere delle regole certe, agili e adatte ai tempi, che purtroppo non ci sono ancora. L'arte del discernimento, una parola chiave in politica? È una parola anzitutto per noi gesuiti, che vuol dire setacciare, vagliare, distinguere per poter scegliere nella vita. Si sceglie a livello personale, perché il male quando lo si fa pesa e poi accusa anche, mentre il bene quando lo si fa porta quei doni che sono la pace, la serenità, la fiducia nell'altro, che solo chi lo fa può vivere. E come funziona nella vita personale funziona anche nella vita pubblica. Per cui il discernimento è quest'arte che dobbiamo riprendere, che questo pontificato ci ha insegnato, che chiede di stare nel bene e costruire il bene comune. E nel farlo ci viene garantita pace, ci viene garantita giustizia e anche più serenità. Lei è promotore di diversi corsi rivolti ai giovani. Che requisiti devono avere i ragazzi di oggi interessati alla politica? Devono avere il desiderio di studiare, il desiderio di vivere in comunità, che oggi sono molto soli, sono molto bravi ma anche molto soli oggi, e poi secondo me dobbiamo ritornare a un metodo di formazione che manca in questi ultimi 20 anni, che riparta dalla vita spirituale, che non è vita religiosa, ma è riabitare quelle grandi domande che fanno in modo per la vita dei ragazzi di dire che impegnarsi in politica significa impegnarsi per il loro futuro. Padre Occhietta, qual è il suo ultimo libro? Il mio ultimo libro è Il dono e il discernimento, che io ho scritto insieme a Mariella Enoch, che è la presidente.